Agli inizi del 1942, sul fronte dell'Africa settentrionale, gli italo-tedeschi perdono Bardia, Sollum e Alfaia. Ma poi, tra la fine di gennaio e il mese di febbraio, ottengono vistosi successi, riconquistando la Cirenaica e Bengasi. La città di Bengasi diventa popolare in Italia, non soltanto perché i bollettini di guerra la nominano molto spesso, ma anche perché proprio nel 1942 viene distribuito nelle sale cinematografiche un film di buona fattura diretto da Augusto Genina, intitolato appunto Bengasi, con Fosco Giachetti, Amedeo Nazzari e Vivi Joy. Bengasi è stato girato negli studi di Cinecittà a Roma, dove un intero quartiere della città africana è stato fedelmente ricostruito sulla base di migliaia di fotografie. Ma la città di Bengasi, nel 1942, è ben conosciuta tra gli italiani anche perché appare spesso nei cinegiornali di guerra dell'Istituto Luce. Le comunicazioni sono state riattivate e con ogni mezzo i profughi e gli indigeni si riversano nel cuore della città, protesa nel febbrile svolgersi della guerra e ridivenuta, dopo 36 giorni di passione, gloriosa retrovia del fronte in movimento. E a questo proposito vogliamo ricordare l'impegno e il sacrificio degli operatori e dei registi dell'Istituto Nazionale Luce, che in quegli anni, pur di documentare le drammatiche vicende della guerra, sono feriti, perdono la vita o corrono comunque rischi gravissimi. Le troupe sono dotate di cineprese da 35 mm e hanno a disposizione furgoni molto bene attrezzati per lavorare e sopravvivere nel deserto, tanto che questi mezzi di trasporto vengono spesso utilizzati come preziosi punti di appoggio anche da molti giornalisti italiani che non dipendono dall'istituto. Grazie a un'organizzazione molto efficiente, gli operatori del Luce sono in grado di inviare quotidianamente per via aerea le pellicole girate alla sede di Roma, dove vengono subito sviluppate, montate, esaminate dalla censura mussoliniana e, in caso di approvazione, proiettate al pubblico nel giro di 2 settimane nelle sale di tutta la penisola. Le operazioni militari procedono sul fronte libico. Le forze corazzate italo-tedesche, comandate da Rommel, dopo aver perso Bardia e Sollum, sferrano un'improvvisa e poderosa controoffensiva, approfittando di un momento in cui i britannici si stanno riorganizzando. Costrette ad arretrare, le unità britanniche oppongono una vivace resistenza a Elm Keely, per attestarsi poi su una linea che consenta loro, ancora una volta, di sfruttare il porto di Tobruk. L'avanzata italo-tedesca è stata resa possibile sia dall'abilità e dalla prontezza di Rommel, sia dal fatto che i convogli con i rifornimenti cominciano ad arrivare dall'Italia con maggiore regolarità, grazie anche ai colpi inferti di recente nel Mediterraneo alla Royal Navy. Sulla rotta fra l'Italia e l'Africa rimane comunque la minaccia di Malta, isola fortificata e colonia inglese. Fra l'altro, il 23 gennaio alcuni aerosiluranti britannici riescono ad affondare la motonave Victoria, gloria della marina mercantile italiana. Per eliminare definitivamente i pericoli provenienti da Malta, i comandi militari dell'asse decidono di preparare per l'agosto 1942 uno sbarco sull'isola con reparti paracadutisti. Malta, che è bombardata senza sosta dall'inizio della guerra, comincia a subire attacchi ancora più intensi. Sul fronte russo gli italiani continuano a combattere duramente e Mussolini, nel Consiglio dei Ministri del 7 febbraio, si spinge fino a sostenere che sono equipaggiati meglio dei tedeschi e soggiunge: «In primavera manderemo un'armata». Ma nel 1942 si sviluppa per gli italiani anche un terzo fronte terrestre particolarmente insidioso nella penisola balcanica. Si tratta della guerra partigiana, iniziata in Croazia, in Montenegro e in altre regioni occupate dall'asse.
In gennaio, il ministro degli esteri Ciano viene indotto, per ragioni di sicurezza, a non recarsi a Zagabria, capitale della Croazia. Il 21 febbraio, il ministro Bottai è presente quando Mussolini parla ai federali fascisti della Dalmazia e ammette che in Montenegro ci sono state crudeli efferatezze dei ribelli contro le camicie nere, nonché scambi di prigionieri con questi stessi ribelli. Sono notizie che cominciano a diffondersi anche all'interno dell'Italia, tanto che un fascista come Ardengo Soffici ne parla nel suo diario, annotando che nei Balcani le autorità militari italiane reagiscono al pericolo senza pietà, arrestano, condannano, fucilano senza risparmio. Ma il male seguita a covare. I condannati gridano «Viva Stalin!» e gli altri continuano ad operare finché non sono a loro volta catturati e soppressi. Sul fronte russo, i tedeschi sono in difficoltà così gravi che neanche i successi di Rommel in Africa bastano a controbilanciarli. Ma i giapponesi sembrano vittoriosi e inarrestabili nell'Oceano Pacifico, mentre la grande forza militare degli Stati Uniti non si rivela ancora pienamente. Pertanto, a Berlino e a Roma, molti continuano ad illudersi che la guerra non finirà con una sconfitta. Il feldmaresciallo Göring, in visita a Roma in gennaio, scende dal treno esclamando «Tempi duri!», ma poi spiega a Mussolini che la Russia sarà debellata nel corso del 1942 e la Gran Bretagna nel 1943. Il ministro degli esteri tedesco von Ribbentrop, parlando in febbraio con Bottai, allude a una possibile richiesta di pace da parte degli inglesi. Continua a circolare l'idea che la guerra possa concludersi con un compromesso e Mussolini, che spera proprio in questo, si mostra lieto nell'apprendere che gli Stati Uniti stanno spingendo i paesi del Sud America a rompere le relazioni con l'asse. Pensa infatti che quanto più la guerra si estende, tanto più cresce l'eventualità di una soluzione diplomatica. E continua ad essere fuori dalla realtà quando il 20 gennaio propone a Ciano di replicare dichiarando guerra anche al Sud America, così da imporre agli Stati Uniti l'obbligo di una difesa militare su vastissimo fronte. Chi invece non si fa molte illusioni è il re d'Italia Vittorio Emanuele, che l'8 gennaio incontra Bottai e gli dice di temere uno sbarco degli inglesi sulle coste calabresi o siciliane. E questo sbarco non gli sembra un'operazione troppo difficile, poiché afferma «quei luoghi sono deserti e gli italiani laggiù hanno poche forze e pochi mezzi rapidi». Il 22 gennaio il re incontra Ciano, dimostrandosi come sempre antitedesco e critico verso l'organizzazione dell'esercito. Il pessimismo del re deriva anche dal fatto che il generale dei carabinieri Hazon gli fa pervenire informazioni veritiere sullo stato d'animo degli italiani, sempre più provati dai sacrifici e dai bombardamenti. L'8 febbraio Puntoni, aiutante di campo del re, riferisce che Hazon gli ha fatto un quadro nerissimo della situazione interna. Il malumore cresce proporzionalmente alle difficoltà della vita. Il 10 gennaio, in un altro colloquio con Puntoni, lo stesso Hazon si esprime come se la liquidazione di Mussolini fosse imminente. Annota Puntoni nel suo diario: «Hazon mi ha riaffermato la sua convinzione che, qualunque cosa accada, i carabinieri saranno sempre solidali con la monarchia». Hazon parla anche con Ciano del malumore che dilaga ormai in Italia contro i gerarchi e alcuni membri del governo. Lo stesso Ciano dichiara poi al generale Hazon di essere stato sempre contrario alla guerra e al sistema corporativo e aggiunge: «Sia ben chiaro che le mie responsabilità non hanno nulla a che fare con le responsabilità del duce. Io sono devoto al re e vedo in lui l'unica guida sicura che abbia l'Italia». Manca più di un anno al giorno in cui Vittorio Emanuele farà arrestare Mussolini nel giardino di Villa Savoia, ma il clima opportuno sta maturando. Il 22 gennaio Dino Grandi, uno tra i fondatori del movimento fascista e in quel momento presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, si sfoga con Ciano e gli dice addirittura «Non so proprio come ho fatto a contrabbandarmi per fascista durante 20 anni». Anche il ministro Bottai critica Mussolini.
Il 3 gennaio lo osserva con fastidio mentre insedia a Palazzo Venezia il nuovo direttorio del Partito Fascista. Rotea occhi e mascelle, gettando in aria e innanzi il mento poderoso, facendo la boccaccia, come sempre gli accade quando c'è qualcuno nuovo al quale sa bene rieditare quel tipo di sé che le prime volte fa una certa impressione. Sempre mi domando e ridomando, da più di 20 anni che gli sono vicino, se questo gioco mimico così violento, colorito, ostentato, sia voluto o involontario. Mussolini, in realtà, è lui stesso a disagio. In passato, come aveva detto di lui Luigi Pirandello molti anni prima, aveva costruito di se stesso un personaggio un poco a somiglianza propria, un poco a somiglianza di ciò che gli italiani volevano che egli fosse. Egli era, in un certo senso, l'attore del proprio personaggio. Ma se in passato, al tempo dei successi, non gli era costato troppo recitare la parte del capo, adesso, con gli strazi della guerra, quella recita lo tormenta assai di più. Lui stesso non crede all'alleanza con Hitler. Il 13 gennaio, parlando con Ciano, Mussolini critica Hitler per la campagna di Russia, lo accusa di mentire nei bollettini di guerra e lo paragona a quel bestione di Roosevelt. Del resto, soggiunge il duce, sono due bestioni analoghi, figli di razze di muli. Frattanto, gli inglesi continuano a bombardare le città italiane. Nel primo bimestre del 1942, oltre a Napoli, vengono colpiti grandi e piccoli centri della Sicilia. Palermo, Catania, Comiso, Vizzini, Castelvetrano, Augusta, Siracusa, Paternò, Lentini. Mentre gli aerei dell'asse, oltre che su Malta, compiono incursioni su Alessandria d'Egitto. Cinque minuti nell'ufficio ricerche e notizie di prigionieri di guerra istituito dalla Croce Rossa Italiana. Nelle ore antimeridiane l'ufficio è aperto al pubblico. Impiegati e volontarie spiegano agli interessati come deve essere compilata la richiesta di informazioni. In questo ufficio, che è collegato con analoghe istituzioni internazionali, lavorano volontarie, funzionari dello Stato, ufficiali e militi della Croce Rossa. Il reparto schedario per i prigionieri stranieri, militari e civili. Le richieste di informazioni trasformate in schede. Per evitare ogni possibile errore, le schede, invece di essere copiate, sono prima fotografate e poi scritte a macchina. Le schede sono catalogate nello schedario e così tutte le notizie concernenti lo stesso nominativo, che poi a loro volta si trasformano in una sola scheda, sono subito inviate alle famiglie. I pacchi, prima di essere spediti, sono riconfezionati secondo le disposizioni degli stati belligeranti. Contro i sottomarini britannici che operano in Mediterraneo. Un sommergibile nemico è stato segnalato. Sulla zona si portano i nostri mezzi di osservazione e di offesa. Anche i motovelieri opportunamente attrezzati sono utilizzati per la caccia. Vedete in coppa. Si cala l'idrofono elettrico, cioè un sensibilissimo orecchio capace di percepire il più piccolo fruscio di eliche in moto. Altri idrofoni sono collocati sui massi. Così, nella zona già circoscritta, tutti gli idrofoni sono in ascolto. Il minimo movimento del sommergibile denuncerà la sua posizione e segnerà la sua condanna. Rumore sospetto. La segnalazione è confermata da altri idrofonisti. A tutta forza sul punto rilevato.
prestano le bombe di profondità. Gli aerei concorrono alla sorveglianza della zona. Lancio delle bombe. Lanciano bombe di profondità. Il sommergibile è circoscritto da una fitta rete di esplosioni che provocheranno la sua distruzione. Corrispondenza cinematografica dei nostri operatori dislocati in Africa settentrionale. Contro l'aviazione nemica, che tenta di moltiplicare le sue offese non solo contro le truppe operanti, ma nei centri abitati e sugli ospedali, senza esclusione di colpi, la nostra difesa contraerea oppone i suoi efficaci concentramenti di fuoco. Al segnale d'allarme gli artiglieri corrono ai pezzi. Possenti e moderni apparecchi di ascoltazione permettono di individuare l'altezza e la rotta dell'aereo nemico. Al calcolo dei dati di tiro, che deve essere svolto con la massima celerità, provvedono automaticamente i telemetri. Le manovre ai pezzi devono svolgersi con assoluta precisione e velocità. L'elaborazione dei dati di tiro prosegue senza soste. L'apparecchio applicato alla gola del sottufficiale è un laringofono che trasmette elettricamente i dati di tiro sostituendo il consueto megafono. Le spolette a tempo sono graduate secondo i dati forniti di attimo in attimo perché la granata scoppi all'altezza voluta. Tutte queste complesse operazioni devono essere compiute sotto la stessa offesa nemica, che mira prima di tutto a smontare le batterie contraeree a colpi di bombe. Le scariche delle mitragliere si uniscono con perfetto unisono al coro dei cannoni. Centrato. Altri due, colpiti gravemente, sono stati costretti ad atterrare nelle nostre linee. È sorto e funziona il Centro Didattico Nazionale allo scopo di promuovere tutte le attività dirette al potenziamento della scuola e dell'educazione. Uno sguardo al museo, la sala del 600, un bel esemplare di calligrafia barocca. La sala del 700. Un diploma di laurea dell'epoca.
la sala dell'Ottocento, l'immagine del più popolare scrittore per fanciulli ed un suo autografo. Quadro raffigurante lo studente bocciato. La biblioteca, giovani insegnanti che compiono ricerche. La sezione dedicata all'insegnamento tecnico industriale. La sala della fisica. La sezione dell'insegnamento agrario. Una scelta dei primi lavori manuali compiuti dagli allievi interessa vivamente un gruppo di insegnanti. La sezione dell'edilizia e dell'igiene scolastica. Nella sezione della scuola elementare una scolaresca riconosce con vivo compiacimento i propri disegni esposti nelle vetrine. La sala di Pinocchio, l'idolo di tutti i nostri bimbi. Dal fronte settentrionale, truppe finniche traversano il Ladoga per lanciarsi all'attacco delle posizioni rosse. Sbarco e bivacco nella foresta. Vestite di bianco e montate su sci, le pattuglie finniche partono per l'azione. L'artiglieria sovietica posta in allarme spara nella foresta. Cannoni finnici ribattono colpo per colpo. Stukas all'attacco. Il campo di battaglia. I rossi si arrendono. Carri armati e cannoni catturati dai finnici. Corrispondenza cinematografica dei nostri operatori dislocati con il corpo di spedizione italiano in Russia. Le divisioni italiane, nonostante il tempo proibitivo, si battono strappando dopo 4 giorni di durissima lotta nuovi successi. Contro la straordinaria superiorità numerica dell'avversario, gli italiani hanno tenuto duro nel primo giorno. Poi, nei successivi 3 giorni, la battaglia si è sviluppata velocemente, portando tra l'altro alla conquista di 3 centri ferroviari. Artiglieria in azione durante la manovra controffensiva. Tre giorni è durata la nostra contromanovra, sviluppatasi con una violenza senza precedenti. L'aggressività dei nostri, scrive un corrispondente, è straordinaria. Il teatro della lotta. Il piano operativo del nemico, che tendeva ad uno sfondamento, è stato completamente sventato.
Ad Asiago, i campionati nazionali di sport invernali della GIL hanno riunito 7 centurie di avanguardisti. Gare animate, disputate con tenacia, hanno dato ai comandi di Sondrio e di Vicenza la vittoria. Giovanissimi sciatori di Vicenza vincono la staffetta di chilometri 1 e 500 per 3 in 27 primi, 14 secondi e un quinto. La gara di discesa libera per avanguardisti, vinta da Crivelli Paolo del Comando Federale di Milano, ha il suo svolgimento veloce. Passaggi ed innocui capitomboli che non scoraggiano i concorrenti. Corrispondenza cinematografica dall'Africa settentrionale. L'intenso movimento di automezzi a ridosso delle nostre posizioni, verso le quali affluiscono nuove unità e nuovo materiale. Si preannuncia un attacco aereo britannico su di un nostro aeroporto. La caccia dell'asse entra in azione. Duello nell'aria. Un aereo nemico abbattuto in fiamme. Un bombardiere colpito a morte. Terzo aereo abbattuto. Prigionieri catturati durante i nostri contrattacchi vengono avviati verso i campi di concentramento. Corrispondenza cinematografica dai nostri operatori dislocati in Africa settentrionale. La fulminea controffensiva dell'asse. Bengasi riconquistata. Le prime vittoriose colonne entrano nella città. Italiana. La popolazione araba rientra nei suoi quartieri.
città sventola il tricolore, mentre le divisioni dell'asse incalzano il nemico oltrepassando Barce, Cirene, Derna. Il generale Bastico con gli ufficiali generali del comando superiore a Bengasi. La visione del martoriato porto di Bengasi dopo la fuga degli inglesi. Quadro del duce e del Führer, gelosamente custodito dagli arabi durante l'occupazione inglese, viene consegnato al federale. L'alzabandiera alla Casa Littoria. I giovani fascisti della divisione Sabrata, entrati con le prime truppe, rendono gli onori. Il generale Bastico tra i cittadini di Bengasi. D'argento al dottor Di Pietro, questore di Bengasi, per il suo comportamento durante l'occupazione inglese della città. Nei servizi postali le donne hanno sostituito o vanno gradualmente sostituendo gli uomini atti alle armi. Ecco le bustine al lavoro in una centrale di smistamento e distribuzione. Ciascuna si affretta a preparare, secondo il ciclo della distribuzione, la propria corrispondenza. Le bustine escono e si irradiano per tutta la città, compiendo con la stessa diligente precisione il loro delicato servizio, che in tempo di guerra ha assunto un'importanza tutta speciale per il collegamento che la posta compie tra i combattenti e le famiglie. Istantanee del soggiorno in Italia del Reichsmarschall Göring. Il Reichsmarschall visita un nostro aeroporto dove si incontra con il duce. Durante la visita ad alcuni impianti della Regia Aeronautica. Oceano Pacifico. La fulminea disfatta della coalizione anglo-americana-olandese nell'Asia orientale, qualche tappa della vittoriosa manovra nipponica. Manila, capitale delle Filippine, già feudo nordamericano. La borsa di Manila, centro dell'alta speculazione statunitense. Hong Kong, prima ed irreparabile disfatta anglosassone, conquistata il 25 dicembre. Quartiere cinese di Hong Kong. Bangkok, capitale della Thailandia che fin dall'inizio delle ostilità stringe alleanza con il Giappone, offrendo le proprie basi e la sua cooperazione militare per l'offensiva contro la Birmania. Sfilano le truppe thailandesi.
Visioni di Macassar, capitale delle Celebes, anche occupate dai nipponici che così controllano la grande via strategica dello stretto omonimo. Singapore, la Gibilterra d'Oriente, una delle più fulgide gemme della corona britannica, difesa da 60.000 uomini e capitolata il 15 febbraio senza condizioni. Sumatra, una delle più grandi isole dell'impero olandese, ricca di petrolio. Tra le palme si intravedono le torri dei pozzi di petrolio. Sumatra è stata conquistata con intrepide manovre di sbarco. La zona orientale del Pacifico, dalla Nuova Guinea alla Birmania, domina incontrastata la potenza militare nipponica e intanto si profila la minaccia all'Australia e all'India. Il monito del ministro Tojo suona chiaro ai due grandi paesi. Porto Darwin, la grande base aerea e navale dell'Australia settentrionale, è già stata attaccata con successo dai bombardieri nipponici. Mediterraneo, episodi della lotta decisiva che si è svolta in questi ultimi mesi nel Mediterraneo. I nostri bollettini del 13, 14 e 15 febbraio informano che un convoglio inglese partito da Alessandria e diretto a Malta sotto fortissima scorta fu attaccato dai nostri aerosiluranti e da bombardieri italiani e germanici e costretto a rientrare alla base di partenza dopo aver subito dure perdite. Il documento cinematografico che presentiamo, venuto eccezionalmente in nostro possesso, è stato ripreso da operatori britannici imbarcati sul convoglio nemico ed è la inconfutabile testimonianza dell'aggressività dei nostri aviatori e della drammaticità della lotta. Allarme. Gli inglesi avvistano la prima squadriglia italiana. Altre ne sopraggiungono da tutte le basi dell'Egeo, della Libia, della Grecia e della Sicilia. Il convoglio si trova così in tutta la sua rotta sotto il fuoco martellante dell'aviazione dell'asse. La reazione antiaerea delle unità britanniche non riesce a disperdere l'assalto che giunge da ogni parte sul convoglio. Le bombe si avvicinano alle unità nemiche. Possibilità di raggiungere Malta, il comando britannico ordina al convoglio di rientrare ad Alessandria per non subire ulteriori perdite.
Le fumate all'orizzonte, si tratta sempre della cinematografia britannica, documentano le perdite denunciate dai bollettini dei giorni 13, 14 e 15. Affondati un incrociatore, un caccia, una nave scorta e 5 piroscafi. Danneggiati 4 incrociatori, 2 caccia, 8 piroscafi. Contemporaneamente, un nostro convoglio sotto buona scorta partiva da un porto italiano diretto in Africa settentrionale. Attaccano il convoglio. Al posto di combattimento. Le unità aprono il fuoco. Tentato di accostarsi, sono stati abbattuti e precipitano in mare. Il convoglio prosegue senza danni verso sud e raggiunge indisturbato la Libia. Interdetto ai britannici, il Mediterraneo è aperto alla marina italiana. Rinforzi e rifornimenti giungono regolarmente ai combattenti d'Africa. Iniziativa del segretario del partito, segretario dei GUF, la segreteria centrale dei gruppi fascisti universitari ha raccolto un notevole quantitativo di oggetti offerti da industrie italiane da inviarsi ai camerati universitari combattenti sui vari fronti. Circa 300 pacchi al giorno vengono preparati dalle fasciste universitarie per essere destinati individualmente ad altrettanti universitari presenti in tutte le zone di operazioni. La segreteria dei GUF ha completato l'invio di oltre 5.000 pacchi. Ciascun pacco contiene, oltre al saluto personale del segretario del partito, doni di carattere veramente utilitario, come rasoi, saponi, penne stilografiche, matite, carta da lettere, libri, panettoni, caramelle, torroni, portafogli, portasigarette, sigarette e indumenti vari. Sottomarini dell'asse stringono sempre più la morsa del controblocco sulle coste nordamericane, nell'Atlantico settentrionale e lungo le rotte artiche.
vita dei sommergibilisti non manca il buon umore. Attenzione, convoglio nemico. Cannonate contro un trasporto americano. Parecchie migliaia di tonnellate di naviglio nemico vanno a fondo. Allarme! Il sommergibile è stato avvistato da una nave nemica di scorta e si immerge. Si discende mentre il nemico lancia bombe di profondità. Da una valvola allentata l'acqua penetra nella centrale. L'acqua è pompata nei compartimenti vuoti. Bisogna applicare le maschere per salvarsi dalle esalazioni benefiche di cloro. La falla è riparata. Una tazza di caffè rinfranca gli uomini. Si risale in superficie e si torna alla caccia.